Lei è molto presente su questa battaglia, quali sono i risultati ottenuti finora? Beh, il primo risultato fu di chiedere a Montecitorio, il giorno dopo che ero stato qui per la prima volta davanti allo stabilimento di Irisbus, chiesi un tavolo di concertazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico al Presidente della Camera Fini, e il Presidente della Camera Fini girò la richiesta al Ministero dello Sviluppo, tanto è vero che il mercoledì successivo fu incardinato il primo tavolo di concertazione sulla vertenza Irisbus presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ma ahimè, sia in quell'occasione che in altri incontri che si sono sempre tenuti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo avuto sempre un grande assente, cioè non c'era rappresentanza del governo, non c'era né il ministro Romani né un sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico. L'ultima volta, all'ultimo incontro a cui ho partecipato, c'era il ministro Rotondi, che per la verità si è dichiarato ospite. All'improvviso scoppia il caso di Irisbus. Perché succede tutto questo? Perché non c'è una politica forte, non c'è un governo forte e credibile che rappresenti i veri interessi del Paese, che sono il lavoro, l'occupazione. Allora, per questa ragione, come l'altro ieri sono stato con loro e purtroppo ieri sono rimasto deluso dalla posizione di un governo che non c'è sulle politiche industriali del lavoro e dell'occupazione, non ha una politica economica. Ieri ancora abbiamo avuto solo una passerella di Tremonti. Ebbene, per questa ragione sono ritornato oggi qui, perché su questi temi e su queste questioni vere la politica deve ritornare. La politica deve ritornare davanti alle fabbriche. Questo è il lavoro che facciamo, dovremmo fare noi parlamentari, altrimenti siamo davvero una casta. Perché se in un momento di difficoltà vera del Paese la politica non interviene, perché qui manca proprio la mediazione della politica, la mediazione del governo. Mi hanno detto che stamattina verrà anche l'onorevole De Mita, io sono felicissimo, anche se per la verità bisogna dire che avere solo l'onorevole De Mita qui ad Avellino con la sua veneranda età significa purtroppo che non c'è una classe politica nazionale che si interessi delle questioni. E anche la mia presenza qui, che non sono eletto in questo collegio, vengo dal napoletano, sta a certificare che non c'è la politica che difenda davvero gli interessi sani del Paese.